Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo del manuale utente Olivetti PC1 Prodest contro il manuale utente dell'Acorn Archimedes. Sottotitolo per i non capenti: perché la Olivetti si massacrò i coglioni nel segmento home computing con la linea Prodest quando aveva per le mani l'Acorn Archimedes? Andiamo subito al punto, facendo una piccola premessa che probabilmente in pochi sanno. La Olivetti nel 1985 si comprò la Acorn Computers e la Acorn Computers rimase una controllata al 70% della Olivetti sino al 1998, anno in cui la Olivetti chiuse la Acorn. Attenzione alle date, gente. 1985, la Olivetti si compra la Acorn Computer. 1987, Acorn Computer sforna solo per il mercato inglese l'home computer Acorn Archimedes. L'Acorn Archimedes, ad esempio la 315, aveva 1 MB di RAM, CPU RISC ARM a 32 bit ad 8 MHz con un sistema operativo a finestre identico al macOS, si chiamava RISC OS. Inoltre aveva all'interno un emulatore per il vecchio BBC Acorn Master ad 8 bit. Sempre nel 1987 la Olivetti sfornò la linea Prodest con il bidone Olivetti PC128, di cui abbiamo già riso, ed Olivetti PC128S. Entrambi i computer ad 8 bit erano incompatibili tra loro e si schiantarono contro l'Amiga 500. Nel 1988 la Olivetti, che aveva per le mani l'Archimedes, invece di portare la splendida macchina sul mercato home computing italiano per arginare il successo dilagante di Amiga, anche in Italia, che aveva marginalizzato anche l'Apple 2GS della Apple, cosa fece la Olivetti? Ecco, propose il bidone del PC1 Prodest. Perché la Olivetti si massacrò i coglioni rinunciando ad un'enorme montagna di ricavi, proponendo per il segmento home computing in Italia il bidone Olivetti PC1 Prodest, quando la Olivetti aveva per le mani il bel computer Acorn Archimedes, che avrebbe potuto portarne le linee di produzione anche in Italia e quindi utilizzando la liretta svalutata. Bella domanda. Iniziamo a vedere adesso il bel manuale dell'Acorn Archimedes. Questo è il manuale dell'Acorn Archimedes, parecchio lungo, quindi non perdiamo tempo, andiamo subito a visionarlo. Molto lungo, già si vede che... Allora, i primi programmi, poi abbiamo l'utilizzo delle variabili, quindi l'introduzione a questo manuale, l'utilizzo dei programmi basici, l'utilizzo delle variabili, output per il testo, informazioni di input, i controlli, questo è praticamente il basic, qui viene spiegato tutte le relative istruzioni. Era anche un basic molto avanzato perché si trova il repeat until qua, il while, tutte condizioni, che il case, che erano istruzioni classiche del Pascal, procedure e funzioni, anche qui la ricorsività, quindi un elemento, un basic molto avanzato. Poi abbiamo quindi i sistemi, quindi praticamente le relative, come formattare i dischi, le directory, il sistema operativo, praticamente l'accesso al sistema operativo, le modalità dello schermo, la grafica, le finestre, gli sprite che venivano anche spiegati, la modalità di fruire il teletext, quindi dalla televisione, la parte del sonoro, l'utilizzo della tastiera e del mouse, gli operatori
di direzione, gli elementi di esadecimali di matematica binaria, quindi elementi quindi avanzati. Utilizzo la stampante, i sistemi, gli errori. Qui abbiamo tutto il basic comando per comando che viene praticamente spiegato, ogni istruzione, la relativa pagina in cui viene spiegato. Vari comandi voodoo, che non ho idea di cosa siano, ma evidentemente saranno importanti. Operazioni sull'audio, la funzione dei comandi, che non so cosa siano, poi vedremo insieme. Gli elementi basici dello schermo dell'editor e poi una serie di appendici con, abbiamo i codici alfa, la tastiera in latino, in greco, vabbè, caratteri speciali, appendici del teletext, modalità dello schermo, comandi del sistema operativo e quant'altro. Tanta roba, perché sono 485 pagine allegnate di manuale. Introduzione, quindi corriamo rapidamente. Qui comandi del basic che veniva spiegato. Sempre sui programmi del basic già si iniziava a programmare con la funzione print e input, quindi un manuale che spiegava subito a come andare a programmare con via via spiegando le istruzioni. Che cos'era una variabile? Questo i vettori, operazioni tra vettori, la formattazione della stampa, quindi con i vari margini. Bello questo manuale. L'input da tastiera. Questo è tutto basic, però chiaramente vedremo che è un basic avanzato, perché la if ad esempio conteneva anche la else, non tutti i basic ce l'avevano. Poi avevamo l'end if, poi avevamo, vabbè, il for next ce l'avevano tutti, repeat until, questo ce l'aveva il Pascal, ma non tutti i basic ce l'avevano, non ce l'aveva l'Apple Software, non ce l'aveva nemmeno il Commodore, quindi una funzione con un controllo in fondo. While and while, questo è lo stesso ciclo di prima ma con un controllo in testa. In case of, anche questo è un tipico comando che si trovava nel Pascal, invece questo era presente nel basic, quindi un basic evoluto. Gotl, gosub, vabbè, questi niente di particolare. Qui richiamo delle procedure, parametri, variabili locali. Approach, procedure ricorsive addirittura, funzioni e procedure, ci sono i comandi del disco, backup disk, copying disk, directory, bel manuale molto pingue di informazioni tecniche relative all'utilizzo del linguaggio, diciamo quasi di tipo più che scolastico, vorrei dire scolastico avanzato. Modalità degli schermi, risoluzioni grafiche, aveva 16 colori, 256 colori, che per l'epoca erano parecchio, non proprio come l'Amiga, ma indubbiamente già avanzati. Risoluzione dello schermo 1023 per 1279, quindi tanta roba, anzi 1279, pardon, per 1023, una risoluzione molto alta.
molto molto alta. Varie funzioni grafiche per plottare le funzioni, oggetti, è tutta spiegata praticamente tutta la grafica, come muovere gli oggetti, come disegnarli, copiare e muovere. Questa è la parte del testo, creare finestre, l'editor degli sprite. Ah, qui siamo addirittura nella grafica avanzata. I comandi degli sprite, plottare gli sprite, quindi siamo in un manuale veramente veramente eccezionale. Modalità del testo, questa è la parte del sonoro, chiaramente le procedure del sonoro, vediamo se ci sono anche le note. Sì, eccole qui, i numeri in relazione alle ottave. La tastiera, vabbè, questi sono i comandi per riconoscere le funzioni, dalla segnare le funzioni alla tastiera. Operatori di direzione, abbiamo un'infarinatura di le basi dell'esadecimale e del binario, i connettori per quanto riguarda le stampanti, la velocità delle varie seriali, incidenti, 19.200, gli errori, debugging. Abbiamo poi tutto l'elenco dei comandi del basic uno per uno, bello, che viene praticamente spiegato comando per comando con tutta la sua sintassi e a cosa serviva. Alla fine questi sono i Voodoo Commands, che non ho idea di cosa siano, ma comunque evidentemente erano importanti. Messaggi di errore codificati, i caotici dei caratteri del testo che vanno, dunque vediamo un po', risoluzione 640x256 640x256, 640x512. La seconda, ovviamente, questa è la dimensione del testo. In 256 colori. C'era però una palette di 4096 colori. Dice qui sui codici per plottare. Vabbè, ma siamo alla pesce. Il penoso manuale dell'Olivetti Prodes PC1. Un infame manuale. Vediamo un po', ecco qui, dall'installazione all'uso. Oi oi, abbiamo già visto, ma comunque è interessante rivederlo in confronto con quanto mostrato precedentemente invece con la Archimedes. Introduzione, composizione della fornitura di cosa c'è nel computer, descrizione dei componenti, tastiere a video, unità centrale, i collegamenti all'avviamento, cosa andava collegato e cosa no, veramente poco, monitor e alimentazione. Poi la parte relativa, diciamo, al caricamento, l'avviamento, regolazione del joystick e praticamente le relative informazioni, introduzione cos'è il sistema operativo, gestione i dischi dei drive. Qui veramente c'è da fare veramente poco, perché è tutta roba, diciamo, altri comandi dell'MS-DOS, quindi veramente misero. Messaggi di errore, poi l'archiviazione, cos'è un file, la gestione dei file, vediamo un po', e infine le caratteristiche hardware e le espansioni, cosa ci si poteva mettere, un po' pochino, joystick, il mouse non serviva a nulla, e diciamo, e poi poco altro. Vediamo un po',
Eccolo qui, bidone PC1, come si vede, ecco. Già, dice già tutto, voglio dire. La tastiera, come so, la cosa era composta, l'unità centrale, il disk drive da 3,5 che non serviva a una beata mazza per gli utenti di MS-DOS nel 1988, perché ancora erano diffusi sostanzialmente i disk drive da 5,25 e quindi gli utenti MS-DOS da 3,5 con questo bidoncino non potevano accedere all'intera massa di programmi MS-DOS che circolavano su dischi da 5,25 e ancora erano diffusi insieme all'ottimo Amstrad PC 1512. Quindi non si capisce il delirio di Olivetti di mettere un Olivetti PC1 con un disk drive da 3,5 per porre la barriera all'entrata agli utenti, per non farli accedere ai programmi MS-DOS su 5,25. Ecco, se non si voleva che gli utenti andassero praticamente qui dall'MS-DOS o in MENA andassero ad accedere ai programmi MS-DOS, allora tanto valeva puntare sul bel computer Archimedes, che non ci combinava nulla col sistema MS-DOS, però perlomeno era una macchina completamente diversa e avrebbe potuto arginare sostanzialmente le vendite dell'Amiga in Italia, mentre ovviamente questo PC1 non serviva una beata mazza, perché voglio dire, aggiungeva malapena i 640 KB, con MS-DOS di serie c'aveva, cioè poteva essere acquistato 256K oppure 512. Io ovviamente ho detto già tutto. Questi, va bene, programmi davano i comandi dell'MS-DOS, come utilizzarlo, quindi a linea di comando, se ci si poteva mettere, bah, non lo so, il joystick, un monitor, wow, se ci si poteva mettere il mouse, che non serviva praticamente a niente, era un'interfaccia parallela, un'interfaccia seriale, processore NEC 8088 compatibile a 4,7 MHz oppure 8 MHz, ma comunque era 16 bit. La macchina, se era venduta a 256K oppure a 512, però poteva essere espansa, wow, a 640 KB, mentre l'Archimedes aveva già di serie 1 MB ROM da 16 KB, modalità 640x200 a due colori, wow, 320x200 a quattro colori, wow. E ho detto già tutto, col dischetto da 3,5 che non serviva una beata mazza. Bah. Caratteristiche software, vabbè, passiamo oltre, è già finito, ecco, meno male, è già finito.